Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ed eccoci qui dall'area stile, dal Royal Hotel di Sanremo, e siamo in compagnia di Michele Brai. Eccoci qua. Caro Michele, benvenuto qui a Radio Bruno. Grazie mille, grazie dell'ospitalità, grazie. Prima di tutto, come stai? Bene, dai, no, non posso lamentarmi perché insomma non posso lamentarmi. Però devo ammettere che insomma un bel groviglio di emozioni assurde. Quindi sono un po' così, me la sto vivendo cercando di capire bene che cosa sta succedendo. Per adesso non ci ho capito nulla, però vediamo. Vediamo, dai. Beh, abbiamo visto anche la tua reazione sui social quando hai saputo di partecipare al Festival di Sanremo. Ci è piaciuto un sacco. Sì, capisci, cioè se quella era solo per l'annuncio dei nomi, penso in questo momento io come mi devo sentire. Però no, ma è giusto anche viversela con un po' di spontaneità, senza per forza però poi... Cioè la mia paura è solo che l'emotività poi possa, no, fagocitare quello che invece deve essere la concentrazione nei 3 minuti di esibizione. Però insomma devo riuscire a rendermi bello stabile. Ma assolutamente. Senti, io vedo qui sul divano che mi hai messo un origami. Sì, ma un perché cuore. Io sto mi praticamente... Spieghi perché è bellissimo, un cuore di carta meraviglioso, un gesto veramente dolcissimo. Sto praticamente tappezzando tutta la riviera, no? Con questi origami di carta, ma perché... Sei un appassionato? Sono un appassionato, sto diventando un esperto origamista, credo si dica origamista. Credo, no, di sì. Però nel senso, il disco nuovo si chiamerà Anime di Carta, no? Il pezzo che io presento a Sanremo si chiama Il Diario degli Errori, quindi insomma c'è questo concetto di carta che mi porto dietro, che mi porterò dietro, no? Anche per tutte le serate. No? Un po' ritraducendo il concetto di carta anche con i vari outfit con cui insomma mi presento al festival, e mi piaceva l'idea insomma di lasciarvi un piccolo ricordo della mia orribile persona anche no, qua. Che carino, guarda, ti ringrazio tantissimo, quindi questo lo teniamo qui a Radio Vai, Bruno solo per voi. Senti, a proposito, raccontami un po' qualcosa di questo percorso, no? che hai fatto in questi anni, quindi dalla vittoria di X Factor fino al debutto sanremese. Ma io in realtà è un percorso molto particolare, nel senso che non ho fatto proprio, sai, il percorso che ti immagini dopo il talent, no? Io arrivo a Sanremo esattamente dopo quasi 3-4 anni, capito, dalla vittoria del talent. Avevo bisogno insomma di trovare un po' una mia giusta dimensione, e nella musica e come persona, no? Io ho trovato nel web una grossa possibilità di espressione, ho riscoperto, no, una libertà creativa che è bene che insomma i giovani tengano bene in considerazione. E adesso insomma io devo solo ringraziare Conti che mi dà la possibilità insomma di poter raccontare questo progetto musicale davanti a tutta Italia sul palco più importante della musica italiana. Quindi insomma, sono molto fortunato. Beh, insomma, te lo meriti, eh. Beh, però sai cosa, ci sono tante persone che se lo meritano. Io in questo momento mi sento anche tanto fortunato. Mi sento di dover dire grazie insomma a tutta la squadra che c'è dietro, dalla squadra lavorativa, insomma, a chi tutti i giorni mi aiuta e mi permette, no, di portare avanti questa passione, fino a poi appunto arrivare a Carlo Conti. Insomma, devo ringraziare tante persone. A Natale dovrò fare un sacco di regali quest'anno. Mi sa che ti tocca. No, tra sì. L'altro tu l'hai detto anche in un'intervista, che sul palco ti porterai praticamente nel cuore tutte le persone che hanno collaborato con te in questi anni, no? Che ti hanno sostenuto, che ti sono stati vicino. Ma sì, ma perché io credo poi che le cose belle non si facciano mai da soli, no? E credo molto nel gioco di squadra, nel lavoro della condivisione, no? Nel dialogo che poi ti permette, no? di capire bene il tuo processo creativo e produttivo. Quindi insomma è un po' come se salissi là sopra, no? Mentre tutti gli altri mi stringono la mano. Poi ci tengo tanto a rendere tutte le persone che insomma mi stanno dietro vorrei renderle orgogliose, quello sì. Lo saranno sicuramente. Speriamo, dai. Senti, parliamo del brano che porti, sì, al festival, Diario degli Errori. Mi racconti qualcosa? Una cosa felice, io sono sempre una persona piena di energia e solarità, quindi vado sul palco di Sanremo a cantare tutte le scelte sbagliate che ho fatto. No, mi piaceva un po' l'idea, no, anche di sfatare questo mito della perfezione, no? A me, io dico sempre che mi piace tantissimo essere sbagliato al punto giusto, e quindi volevo presentarmi anche così sbagliato sul palco di Sanremo, perché alla fine io sono qui adesso, sono tanto sereno, non dico equilibrato perché rimango comunque una persona molto scostante, però sono molto sereno in questo momento, e lo devo insomma a tutte le scelte sbagliate, a tutti gli errori, no, che sono stati fatti per arrivare qui adesso. Quindi insomma il pezzo è una preghiera d'amore, no? Una speranza che nello scoprire qual è la dimensione dell'amare, questa dimensione rimanga fuori, no, da questo diario di scelte orribili che purtroppo tutti facciamo.
Complimenti. Grazie. Senti, mille. Invece parliamo anche della cover che porterei sul palco. Io presenterò sul palco di Sanremo un pezzo di Franco Battiato, che è La stagione dell'amore. C'è una cosa che proprio mi sono detto: se voglio affogare, se devo affogare, voglio affogare nell'acqua alta, no? Ma sai cosa? Battiato per me è il più grande sperimentatore sonoro che abbiamo in Italia, no? Lui è un grande cantautore che mantiene una modernità incredibile. Mi sono scelto un pezzo, forse il più pop in tutta la produzione di Battiato, no? Anche perché volevo dare una reinterpretazione, se vuoi, della mia generazione, no? Di chi vive la stagione dell'amore, però attraverso gli occhi di qualcuno che, insomma, la modernità l'aveva già capita bene. Michele, io ti ringrazio tantissimo. Grazie per essere stato qui con noi. Facciamo un saluto agli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti, io sono Michele Bravi. Ciao a tutti, io sono Michele Bravi. Un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno. In bocca al lupo, Michele. Crepi. Ti aspettiamo nuovamente qui. A presto, allora, a Radio speriamo, Bruno. Dai, grazie. Grazie a Ciao. Te. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.